L'ospite è inatteso. Già mentre svolto l'angolo di casa a piedi o in macchina, pregusto la soddisfazione di spalancare il cancello, preludio del mio definitivo approdo dopo una mattinata trascorsa convulsamente fuori dalle pareti domestiche. Come gesto liberatorio, premo sempre con insistenza due volte il campanello, aspettando di rimando lo scatto del portone che si apre, invitandomi nel suo ingresso. Mi convinco di essere arrivata in un luogo sicuro in cui riappropriarmi della mia autonomia e lasciarmi andare. Questi pensieri hanno pochi secondi di vita perché sistematicamente sono ricacciati indietro dalle voci rumorose dei miei figli che, venendomi incontro per le scale, mi ricordano in realtà la miriade di impegni e di esigenze che la famiglia mi scarica addosso, come se fino ad allora abbia trascorso le mie ore spensieratamente. In quei momenti me la prendo con tutte le femministe del mondo che hanno spudoratamente voluto farci credere che la donna che lavora fuori casa, emancipandosi e realizzandosi, abbia risolto tutti i suoi problemi. Invece, ahimè, si trova doppiamente caricata di incombenze. Quel giorno mio figlio mi venne incontro con gli occhi che gli brillavano di gioia, informandomi che in casa avrei trovato un ospite inatteso. Immediatamente mi angosciai, rividi i letti disfatti, le ciabatte sparse per casa, la ciotola sporca del gatto lasciata sicuramente nel mezzo del pavimento della cucina. Mi chiesi davanti a chi questa volta mi sarei dovuta scusare. Mi svelò premuroso che non si trattava per mia fortuna di una persona, ma di un altro animale, un uccellino raccolto in pericolo di vita nel giardino. Volle subito sapere se ero contenta. Diplomaticamente abbozzai un sorriso rassegnato, dopo la coppia di tartarughe, l'intrepido gatto, uno sfortunato pesciolino rosso, chi si sarebbe accorto di un povero uccellino senza casa? Così continuai a salire le scale, mentre Gianfranco, entusiasta per la notizia che mi aveva appena dato, mi saltellava di fianco, alleggerendomi della cartella. Ma a 5-6 gradini prima di giungere al nostro appartamento sentii l'urlo strozzato di Claudio, il mio più piccolo. Immediatamente intuii ciò che era potuto accadere. Il gatto di casa aveva tempestivamente provveduto a riequilibrare i rapporti di coabitazione secondo l'unica legge che gli era data di conoscere: il sopravvento del più forte sul più debole, soprattutto se il più debole è uno squisito bocconcino. Capii pure che, almeno per quella volta, non avrei avuto più problemi di ospitalità. Ma non tutto finì lì. Mi toccò, nonostante i crampi allo stomaco per la fame, consolare i miei figli, che disperati non capivano e non volevano giustificare l'istinto del gatto. Ci volle del bello e del buono per convincerli che solo Noè era riuscita a tenere insieme, grazie a un intervento superiore, animali diversi per razza e per grandezza. Mi toccò far ricorso perfino alla catena alimentare per far capire loro che il felino Teodoro, il nostro gatto, l'uccellino altro non era che un prelibato pezzo di ciccia. La necessità di dare degna sepoltura al defunto alato li distrasse per un momento dal pensiero della sua improvvisa scomparsa e dal desiderio di punire come si doveva l'incauto gattaccio. Così ci mettemmo alla ricerca di un piccolo contenitore che potesse garantire la conservazione della salma dalla voracità delle formiche residenti nel nostro giardino. Quando decisi, perché ormai non ne potevo più, di chiudere quella breve ma intensa storia, mi feci promettere di lasciare in pace i piccoli volatili, visto che un anno prima avevamo democraticamente concordato di riservare le nostre cure a un astuto e goloso gatto che aveva suscitato tutta la nostra pena. Le condizioni veramente disperate in cui era finito ci avevano convinti ad adottarlo e ad averne cura. Non potevamo venire meno a quell'impegno. Detto ciò, cominciai a prepararmi da mangiare, nonostante il mio stomaco avesse smesso di reclamare. Sapevo già che certe promesse dei bambini sono come quelle dei marinai. Alla prima occasione l'impulsività li avrebbe travolti e ci saremmo ritrovati alle prese con un altro animale. Non mi restava che sperare che fosse di piccola taglia, di grande autonomia
e viste le ridotte dimensioni del nostro appartamento, di scarse pretese logistiche.